Ha toccato anche l'Aretino la vasta operazione antidroga Drag Holiday scattata sabato mattina alle prime luci dell'alba quando sono state eseguite 11 misure cautelari, 6 in carcere, 5 con l'obbligo di dimora, nei confronti dei presunti componenti di un'associazione per delinquere italo-albanese dedita al trasporto, commercio, vendita, cessione, detenzione e fino il dispaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed ascis. Secondo gli inquirenti, infatti, i malviventi si sarebbero servizi di pusher reclutati in Albania che ruotavano man mano per sviare eventuali sospetti l'indagine dei poliziotti del commissariato di Chiusi Chianciano Terme è stata effettuata in collaborazione anche con la squadra mobile della questura di Arezzo pedinamenti appostamenti ed attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica hanno permesso agli agenti di ricostruire la dinamica dell'attività dell'organizzazione criminale a cui capo ci sarebbero stati gli spacciatori e arrestati. Altre perquisizioni Infine sono state disposte nei confronti di altre 5 persone emerse durante l'indagine e considerate collaboratori occasionali.